Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio di Parliamo di. Io sono Enrico, perché nessun altro può gestire questo podcast al di fuori di me. Infatti, nessun altro sa del mio podcast, neanche i miei amici più fidati. Ma va bene. Adesso, prima di iniziare con l'argomento del podcast, voglio farvi una domanda. Qual è, nell'ambito automobilistico, motociclistico, un mezzo di locomozione che può rappresentarci a pieno? Magari qualcuno può dire la Ferrari, ma o magari qualcuno che è appassionato di moto potrebbe dire la Moto Guzzi, la Piaggio, non so, la Aprilia. Ebbene, per quelli che hanno detto la Piaggio, sappiate che oggi è il vostro giorno fortunato, perché quest'oggi andiamo a scoprire insieme la storia della Vespa Piaggio. Però direi che dobbiamo partire dall'inizio, non è che possiamo saltare da partire ovviamente dal fondo, ma direi da partire dal principio. Tutto inizia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. I paesi europei e non coinvolti all'interno del conflitto stanno poco alla volta riprendendo il proprio corso della giornata. Cioè, si stanno riprendendo dai danni economici e strutturali che ci sono stati all'interno del paese. Enrico Piaggio quindi decide di aiutare la sua famiglia, volendo creare un nuovo mezzo di locomozione che potesse essere disponibile a tutti. Infatti, un po' come la mitica 500 vecchio stile della Fiat, che era piccola ed economica. Fece svariate ricerche, trovò ingegneri, progettisti, in modo da poter creare qualcosa al di fuori del comune, del normale, nella normale idea di moto. E in mezzo a questa lista c'è un nome particolare, Corradino d'Ascanio. Ma chi è Corradino d'Ascanio? Beh, Corradino, in modo che sia più facile per noi da nominare, nasce a Popoli nel 1891, in provincia dell'Aquila. Frequenta l'istituto tecnico Ferdinando Galliani a Chieti e dopodiché si diploma nel 1909 e si arruola volontariamente nell'esercito italiano appena la guerra inizia. Però non viene subito affidato lui il progetto, ma viene affidato a un certo Renzo Spolti, che purtroppo non abbiamo molte informazioni su di lui. Però sappiamo che lui creò un primo modello di Vespa, l'MP5 Paperino. Ma ad Enrico, vedendolo, non piace quell'idea, e quindi decise poi di affidare il progetto a Corradino. Come detto in precedenza, nasce da progettista aeronautico Corradino d'Ascanio, perché lavorava nell'ambito aeronautico. E lui, una cosa che odiava della moto era il fatto di dover scavalcare il mezzo per poterlo guidare. Così inizia la progettazione di uno scooter. Adotta sulle ruote anteriori delle sospensioni che ricordano quelle di un aereo e crea un motore derivato da vari elaborati di motori da avviamento aeronautici. Il cambio viene spostato sulla manopola sinistra del manubrio in modo da facilitare l'inserimento delle marce. Un telaio in alluminio viene messo su tutto il modello, su tutto il mezzo, in modo da evitare che il motore possa far cadere delle gocce d'olio e che quest'olio potesse andare a macchiare i pantaloni del guidatore. Messa una ruota di scorta perché le strade a quell'epoca erano la maggior parte sterrate, quindi era molto più facile bucare rispetto ad adesso. E nell'aprile del 1946 Enrico Piaggio e Corradino d'Ascanio vanno e creano il primo modello di Vespa mai creato nella storia. Adesso un piccolo spazio per i veri appassionati. Dovete sapere che il primo modello, ovvero l'MP5 Paperino, aveva una scocca autoportante in lamiera e un ampio scudo frontale, cioè la parte anteriore del mezzo, e ha un rivestimento della pedana anteriore dopo poggiare i piedi in gomma. Inizialmente doveva essere equipaggiato con un motore SAC M32 da 98 cm cubi con un cambio automatico, ma che poi venne cambiato. I comandi erano praticamente al minimo e comprendeva di un freno anteriore, di un freno posteriore e di una frizione all'altezza del manubrio. Ed era anche pari alla Vespa, venne progettata per essere anche comoda alle donne che andavano in giro con le gonne, in modo da facilitare evitare che potesse
si potesse alzare la gonna qualche, o roba del genere. Il fanale anteriore inizialmente era posizionato sul parafanghi anteriore della ruota, ma quando iniziò a spopolare e andò in America anche il modello della Piaggio, vennero creati i primi modelli americani che ricordavano le punto le moto in stile americano. Ma adesso direi di continuare con la storia della Vespa. Nel 1951 venne istituita la giornata italiana della Vespa e al primissimo raduno vennero 20.000 vespisti da tutta Italia con le loro mitiche Vespe. Nel 1969 iniziò la produzione di un grande modello della famiglia Piaggio, che si concluse nel 1883, e quella lì fu una delle più lunghe produzioni della ditta Piaggio. Poi nel 1999 accadde una coincidenza che magari appena iniziato questo podcast vi è venuta in mente. Un gruppo di ragazzi di origini bolognesi scrive una canzone. Magari il gruppo lo conoscete, e la canzone ovviamente, anche quella lì, perché non si può dimenticare. Ma nel dubbio voi non lo sappiate, il gruppo è il Luna Pop e la canzone è la 50 Special. Ma dopo questa musica, queste cose qua, come possiamo non citare le grandi apparizioni sul grande schermo? Come ad esempio Vacanze Romane, oppure La Dolce Vita, Racconti d'Estate, Simpatico Mascalzone, Un Uomo Facile, Totò e Aldo Fabrizi e tanti altri film. Possiamo tirarne giù quanti ne volete, però purtroppo il mio tempo è limitato. Dopodiché vennero anche prodotte i primi modelli di radio per la Vespa, che venivano attaccate internamente allo scudo della Vespa, che, come detto in precedenza, è la parte che ti protegge le gambe dal vento. E mentre viaggiavi con la tua Vespa potevi ascoltare le musiche che passavano durante quegli anni. E tuttora, quando magari qualcuno ha un po' di orecchio o è appassionato quanto me sul fatto del modello della Vespa Piaggio e sente e riconosce il ronzio che produce il motore, ci giriamo subito, perché la moto vuole, mentre arriva dice: ammiratemi e state attenti, perché io sarò anche vecchia e datata, ma comunque non lascio spazio a nessuno. E infatti le persone che la guidano possono un po' sentirsi su una pellicola di qualche film. Io concludo la puntata dicendo che sono felice di questo marchio italiano, e anche io ne ho fortunatamente una, però non è una di quelle d'epoca, ma è una dei nuovi modelli Primavera. Ah, altra piccola curiosità. Lo sapevate che il modello Vespa Primavera è uno dei pochi ad aver avuto una seconda generazione? Ebbene sì, perché ha avuto un modello precedente, più o meno nel periodo durante la produzione della Vespa 50 Special, e uno tuttora che è in vendita. Infatti, se andate a cercare nei concessionari di Vespa italiani da adesso, troverete soltanto modelli di Vespa Primavera. Beh, io spero che con questo episodio di avervi fatto apprezzare anche un po' a voi questo incredibile marchio e la storia che c'è dietro a tutta questa idea. Io sono Enrico e spero che questo episodio sia stato di vostro gradimento. Con questo, ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!